questo io è perché non a caso, Antonello, nel quando ti parlavo di Concelowski, Andrei Concelowski, nel finale del film lui dice delle frasi ben precise. Questo film fa riflettere, è una immane tragedia. Sono delle bambine, ecco, questa è la frase. Certo. Sono delle bambine, sono nostri figli. E dà un appello, fa un appello alle istituzioni dicendo c'è qualcuno che le deve proteggere, che le protegga. Certo. Quindi, perché noi terminiamo il film attraverso, cioè dopo aver comunicato quello che dobbiamo comunicare attraverso le immagini e le parole, in modo preciso, dando delle giuste emozioni per far capire che cosa può succedere a una ragazza del genere, il signor Concelowski ripete, certo, questa frase. Quindi perché le istituzioni, quindi c'è una bella domanda, perché le istituzioni non applicano, o chi deve applicare la legge non lo fa? Certo. Comunque, Rosario, noi purtroppo siamo in chiusura, se l'altro abbiamo sforato tantissimo e già dalla regia ci stanno bacchettando qui. Presidente, questo è un argomento che sicuramente noi di Radio Roma abbiamo sposato già da diverso tempo. Tu è una battaglia che stai portando avanti cinematograficamente, noi l'abbiamo fatto giornalisticamente, sicuramente noi ci associamo appunto a quella tua, dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista del mondo della celluloide, perché tu sei un professionista delle immagini, e sicuramente approfondiremo questo argomento, sicuramente organizzeremo una puntata esclusivamente sull'argomento stesso, magari con un po' più ricca, ecco, di argomentazioni, perché purtroppo dobbiamo accontentarci di quello che è il tempo a nostra disposizione in questa diretta. Tra l'altro so che tu oggi ti trovi fuori Roma, perciò non hai potuto essere presente qui in trasmissione. Comunque sicuramente prossimamente ci impegniamo entrambi appunto su questa frequenza 103.9 di portare avanti appunto questo discorso e approfondirlo sicuramente anche con i protagonisti, quelli che sono stati i protagonisti del film, ma soprattutto anche in quelli che sono i protagonisti della vita appunto quotidiana, e qualcuno che magari è a contatto anche giornalmente con questa realtà. Sicuramente faremo una puntata molto più approfondita sull'argomento. Io ti ringrazio tantissimo, Rosario, per questo. Io ringrazio te e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Roma, che so che sono sempre tantissimi. Bene, grazie di nuovo, grazie per aver affrontato questo argomento e grazie anche per essere stato qui con noi. Bene, grazie, salutiamo, ringraziamo ancora Rosario Enrico, appunto ricordiamo regista del film Ballerina, appunto che è stato presentato l'altro giorno alla Casa del Cinema, che si riferisce esclusivamente manifestamente anche al fenomeno della prostituzione delle ragazze, alla tratta delle ragazze dell'est, le nuove schiave, le schiave moderne, e che vengono attratte in Italia con il miraggio appunto di un avvenire sicuro, lussuoso, diciamo splendido, e invece poi si trovano a fare i conti con quella che è la dura realtà del marciapiede. E praticamente alla fine queste ragazze si trovano soltanto, non si trovano più nulla, la dignità, non si trovano veramente, vengono private di tutto tranne che della vita, e spesso vengono private anche di quella, della vita stessa, se non in qualche modo eseguono gli ordini impartiti appunto dai loro aguzzini. Bene, a questo punto chiudiamo appunto anche quest'altra parentesi. Siete su Radio Roma. Radio Roma. Radio Roma.